speaker Bluetooth, birra per le feste e carta igienica. Anker. Devo dire che la mia ultima esperienza con uno speaker Anker non è stata proprio delle migliori, ecco. Soundcore Mini dell'Anker. Sarà una merda? Oppure è un ottimo prodotto per fare festa da portare sempre in giro? Dell'Anker, top seller su Amazon, 19 euro. Sulla confezione viene riportato la scelta di più di 20 milioni di 20 milioni di cristiani, e tra i primi 20 prodotti per vendita e gradimento del cliente. Deve necessariamente essere figo. Caratteristiche sul retro della confezione, ovvero 15 ore di batteria, resistente agli urti, corpo in metallo, 5 watt di potenza con subwoofer passivo, sempre al solito stramaledetto discorso di subwoofer attivo passivo. Caratteristiche che a me piacciono moltissimo, ovvero possibilità di inserire la scheda SD, possibilità di utilizzarlo anche come radio portatile, quindi funzione radio, funzione viva voce, una portabilità mostruosa perché pare che abbia un Bluetooth 4.1 fino a 20 metri. 19 euro il Soundcore Mini, 24 euro il JBL Go, che continua a rimanere uno dei miei speaker preferiti. Andremo a vedere qual è il migliore, andremo a vedere se 5 euro di differenza si sentono, ma direi di no, perché sono prodotti che si rivolgono alla stessa fascia. In questo modo, caratteristiche direi molto differenti, però guardando la qualità del suono vedremo che cosa accade. All'interno troviamo un preservativo con all'interno lo speaker Bluetooth, che ha dei cartonati abbastanza agghiaccianti, con il manuale di istruzioni, devo dire ben fatto, purtroppo almeno questo che ho io non c'è in italiano, ma va bene lo stesso, e poi un piccolo manuale invece per scrivere sul sito di Anker, eventualmente minacciarli, mandarli a cagare oppure renderli partecipi di tutta la vostra felicità per l'acquisto del prodotto. Manca un cavo jack, ma c'è il solito cavo USB, micro USB, che direi più economico di questo non c'è assolutamente nulla. Credo che siano 40 cm, veramente inutile. Anker, eccolo qua, in tutta la sua bellezza. Corpo in metallo, tasti sul davanti, quindi play, volume più, volume meno, tenendo premuto più volte si passa da una traccia all'altra e viceversa. Sulla parte invece posteriore l'entrata per la micro SD, il tasto on off numero 1, finalmente ci siete arrivati anche voi, l'entrata per il jack 3.5 e poi chiaramente l'entrata per la ricarica micro SD, il micro microfono per utilizzarlo come viva voce e poi il tasto mod che permette di passare dalla funzione Bluetooth alla funzione radio, alla funzione SD e viceversa. No, ok, avete sentito il suono? Accoppiato. Dipende da voi il gusto, effettivamente l'Anker è molto bella, è bello questo corpo in metallo, ma mi piaceva anche il cubo, che però è totalmente inutile come oggetto e deve essere buttato nel cesso. In questo invece mi piace ancora di più. Al di sotto c'è una gomma per l'antiscivolo, per intenderci. Certo, anche il JBL è molto bello, mi piace soprattutto la griglia anteriore. Non ha infatti la funzione radio, non ha la funzione SD, che ripeto, su uno speaker mettetecela questa cazzo di funzione, tanto non vi costa assolutamente nulla. Potenza dichiarata identica, 5 watt per il JBL, 5 watt per il Soundcore Mini dell'Anker, quindi direi che cambia poco. Cambia invece tantissimo sulla riproduzione musicale, quindi con riferimento alla batteria, sole 5 ore per il JBL Go, ben 15 ore dichiarate per il Soundcore Anker. Relativamente alla batteria vi posso dire che sicuramente l'Anker dura di più, io a 15 ore non ci sono arrivato, riproduzione io faccio calcolo più o meno un album completo che sono circa 40-50 minuti, effettivamente
credo che a una dozzina d'ore ci arrivi. Tenete conto che però io lo tengo veramente molto alto. Il JBL Go, a mio modo di vedere, va sopra invece le 5 ore dichiarate, che sono dichiarate sicuramente al massimo del volume, comunque l'80%. Comunque è chiaro che vinca come batterie l'Anker. Non vuole essere solo una prova comparativa, innanzitutto cominciamo a sentire come suona l'Anker e poi vi faccio vedere io se uno dei due prodotti passa l'altro o no. Allora ragazzi, ve lo faccio vedere un pochettino più da vicino. Come vedete, la griglia è effettivamente molto, molto bella, solida, di metallo anche questa, con un leggero spazio tra la griglia stessa e la cornice, corpo interamente in metallo, non so dire se sia alluminio o meno. Effettivamente le dimensioni sono molto contenute. Qui il piccolo LED di cui non vi ho parlato prima, che indica la durata della batteria e lo stato di ricarica o meno, devo dire che la ricarica si effettua in poco, circa 2 ore, 2 ore e mezza. Sulla parte invece posteriore, le caratteristiche, chiaramente il nome. E che non volevo darla la soddisfazione a quelli dell'Anker, ma questo speaker suona da Dio. I bassi sono potenti, il volume è molto alto, che esce effettivamente alta fedeltà. I bassi sono veramente potenti, per chiaramente un oggetto che ha queste dimensioni. Purtroppo manda in cantina o in soffitta, a seconda della casa che avete, il JBL Go. Mi spiace davvero, davvero, davvero dirlo, doverlo dire a distanza di quasi un anno e mezzo, forse, che ho recensito il JBL Go, ma il Soundcore Mini dell'Anker
Non sono felice perché speravo da un certo punto di vista di parlarne male, vista la mia ultima esperienza con l'Anker. Per essere onesto con voi ragazzi, devo consigliarvi qualcosa per non buttare via i soldi. Per una volta, Amazon non si sbaglia, i recensori non si sbagliano, gli utenti non si sbagliano, mi trovo davvero perfettamente, perfettamente d'accordo. Il JBL Go viene battuto con un secco 5 a 0, forse 5 a 1, 5 a 1 perché a me piacciono molti i materiali di questo oggetto, ma devo dire che non c'è purtroppo paragone. Nonostante costi 6 euro in meno del JBL Go, il Soundcore Mini dell'Anker è un prodotto davvero fantastico. È potenza incredibile, bassi veri, che siano attivi, passivi o davvero ottime le funzionalità, addirittura la radio, la scheda micro SD, c'è tutto su questo speaker per un prezzo davvero ridicolo. Questo non solo è un must have, ma dovete correre al computer a comprarlo, perché se vi serve uno speaker portatile, davvero 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 portatile, vedete, guardate le dimensioni di questo speaker, sono davvero davvero contenute, con delle qualità incredibili, quindi la durata della batteria, l'audio, come vi dicevo prima, la micro SD, la funzione radio, i Bluetooth fino a 20 metri, non potete sbagliare. Io qualche speaker ce l'ho e devo dirvi la verità che questo mi ha veramente veramente stupito. Si tratta di un prodotto fantastico. Pazzesco, tante, tantissime qualità questo Anker. È bello, è portatile, ha una batteria incredibile, Bluetooth 4.1 ultima generazione, bassi veri, alta qualità, 18 mesi di garanzia, praticamente indistruttibile, certo, non avrà l'IP68, 67. Il JBL Go, che era davvero il mio speaker preferito, questo io ne ho comprati tre di JBL Go, vi dico la verità. Un anno di distanza dall'uscita, i 2 anni anzi di distanza di uscita tra il primo JBL Go e l'Anker Soundcore Mini fanno effettivamente la differenza. Il Soundcore Mini dell'Anker, lo ripeto e lo dico un po' incazzato e mi dispiace anche doverlo ammettere, però è così, è sicuramente il miglior speaker portatile che attualmente ci sia in circolazione. Meglio, nonostante costi meno della metà del JBL Clip 2. Il suono è straordinario. Poi, avendoli provati tutti, non puoi non innamorarti di un prodotto come questo. Non puoi innamorarti di un prodotto che ha 15 ore di playback, forse un po' meno, in realtà io ho una dozzina, però sono arrivato, ve lo assicuro, con tutte le funzioni che servono. È uno speaker completo. Ed è veramente incredibile che costi 19 cazzo di euro. Vorrei per un sacco di tempo, per praticamente 2 anni, degli speaker portatili, super portatili. E purtroppo il JBL Go casca e rotola via perché deve lasciare lo spazio a un oggetto davvero fantastico che mi ha fatto piacere recensire. Non mi fa altrettanto piacere dover dire che è sicuramente il miglior speaker portatile in circolazione. Ragazzi, grazie come sempre delle sottoscrizioni, grazie degli insulti e sarete lieti di sapere che
sarete lieti di sapere che questo Anker entra di diritto nella mia classifica, pertanto lo lascio già qua pronto per il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!